Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come montare una presa USB sulla vostra 09, non originale ma al prezzo di poco più di 5€, 5€, avete capito bene, che monta perfettamente sulla nostra MT-09, la si può montare veramente in qualsiasi posto. Io ho deciso di montarla qui, non so se capite bene dov'è, è dietro il cupolino. L'ho montata proprio sotto una del cupolino perché ha proprio l'attacco integrato per essere attaccata in qualsiasi posto. Potevo attaccarla anche qui, che è il posto dove si attacca quello originale Yamaha, soltanto che non mi piaceva che il filo si intravedeva, invece qua come vedete il filo è bello nascosto. L'ho fatto passare da dietro la strumentazione, vedete, esce da qui. Adesso devo smontare questa parte della 09 dove c'è la predisposizione già per l'USB, oltre alla scatola dei fusibili. Vi faccio vedere intanto com'è, è impermeabile, c'è questa copertura impermeabile che si leva e ha due USB 5V, una da 2.1 A e una da 1 A. In alto ho anche questo tastino on off per attivarlo e disattivarlo, spero che qui dietro il cupolino sia abbastanza protetto. Volendo, nel pacco c'è anche l'attacco da manubrio, per esempio, per metterlo qui, ma io ho preferito metterla dove ora, almeno poi vi farò sapere come mi trovo. Quindi adesso lo montiamo e poi vi faccio sapere come mi trovo. Questo è lo spinotto già presente sulla moto. Allora, per ora è spento, ora lo accendo. Ok, come avete visto nel video di prima, qui c'era la predisposizione per la presa USB accendisigari. L'abbiamo collegata semplicemente polo positivo con polo negativo. Sotto la sella ci dovrebbe essere anche il fusibile comunque adesso della presa USB. L'abbiamo fascettata, messa qui sotto, nascosta qui dietro. Il cavo, passato insieme a tutti gli altri cavi, che so che magari non si vede benissimo in questo momento, passano anche tutti gli altri cavi dell'impianto elettrico, fascettati insieme a quelli. La scatolina, fascettata anch'essa, spero poi vediate qualcosa, qui insieme agli altri cavi. Qui c'è il primo connettore che va collegato e che è al sicuro, che poi esce da qui. E purtroppo c'è questo piccolissimo cavo che esce e che è un pochettino visibile, però diciamo che nell'insieme non si nota nemmeno. E poi certo, da qualche parte un cavo doveva pur passare. In quello originale che viene montato qui, il cavo entra qui dentro, ma comunque rimane lo stesso un po' visibile. Anzi, questa dalla posizione di guida è ancora meno visibile. Magari se la si guarda di profilo sulla sinistra lo è leggermente, ma neanche tantissimo, come potete vedere dal video stesso. Adesso andiamo a provarlo, ovviamente l'abbiamo già provato col tester. Giriamo il quadro, on e off. Infatti in questo momento è su off e la lucina è spenta. Quando è su on, la lucina si accende. Ha una presa a 1 A e una a 2.1 A, quindi diciamo con la doppia potenza. Dovrebbe essere sufficiente per caricare il cellulare. Prima di staccare la proverò su strada, così vi dirò. Come vedete anche la copertura impermeabile, si speri che questa copertura impermeabile funzioni, forse è la cosa più importante, che ovviamente cercherò di testare il meno possibile, non lo farò bagnare, però in teoria ha questa copertura impermeabile. Adesso rimontiamo il fianchetto laterale della 09. Questi due vidi servono soltanto a tenere la retina. Diciamo che questa retina sarebbe da cambiare, un sacco di insetti gli si sono spiaccicati sopra. Rimontiamo il fianchetto. Per rimettere questi qui, vi ho fatto vedere prima che per levarli si deve premere il centro e poi tirarli. Per montarli si deve fare il contrario, cioè tirare fuori questo burulino, inserirlo e poi premerlo. Attenzione che sono molto molto delicati. Questo è il risultato del sistema con il cavo montato. Adesso voi starete notando che questo cavo disturba tantissimo, oltre che l'estetica, anche la funzionalità, perché potrebbe incastrarsi da qualche parte quando si gira lo sterzo. Quindi adesso vi insegno un altro trucco che funziona al 100%, però non so se con questo cavo in nylon funziona. Adesso proveremo, cioè rendere questo cavo più adatto per questo utilizzo. Intanto vediamo che il telefono carica,
Il telefono segna 6 ore alla ricarica completa, solitamente questo si ricarica in 2 ore, quindi non è proprio velocissima, però comunque dovrebbe mantenere la carica una volta che carico quando si utilizza il navigatore, oppure caricare lentamente. Allora, il trucco è prendere una penna, un pennello, avvolgere il filo così a coda di maiale, a coda di suino, e poi riscaldarlo col forno fino a quando non diventa bello bollente, almeno per 3, 4, 5 minuti. Ok, momento della verità. Momento della verità, vediamo se ha funzionato. Sì, dai, ha funzionato. Sì, forse ha funzionato. Vediamo come risulta. Wow! Funziona, ragazzi! Guardate com'è ora. Non è più in mezzo ai piedi, ma comunque è lungo come prima. E anche col cavo scollegato non dà fastidio, perché comunque rimane qui in zona. Missione compiuta, ragazzi. Per il momento possiamo ritenere compiuta la missione. Tra qualche giorno la proverò in sella. Adesso dovrò aspettare qualche giorno, ma per voi sarà la clip successiva. Allora, ragazzi, dopo averlo provato in strada col mio S10, ho notato che col navigatore attivo praticamente cala di un 1% ogni 10 minuti. Invece lo sto provando col mio vecchio OnePlus 5T e noto che ogni 2-3 minuti sale dell'1%, perché l'avevo collegato che era al 51, gestito al 53 nel giro di 5 minuti. Adesso vediamo, per esempio, ora sono al 44, vediamo quando diventa il 54%. A questo punto credo che utilizzerò il OnePlus come telefono navigatore, perché così è anche più comodo il fatto che non lo debba sempre levare dal porta smartphone. Invece col mio S10 posso scattare le foto, comunque il mio telefono principale potrò scattare le foto. In più ho notato che appunto lui aumenta velocemente di percentuale la batteria, mentre il mio S10 no. Quindi non so questo da cosa possa dipendere, però ho notato che il mio S10 comunque ecco, adesso è già al 54%, quindi vedete, sale molto velocemente. C'è da dire che ho notato che il mio S10, se non ha il caricatore originale, non va. Invece il OnePlus, praticamente con tutti i caricatori, carica. Ed eccoci qua direttamente dal rifugio. Avrei voluto fare le conclusioni del video in sella per rendere il tutto un po' più dinamico, ma tra zona arancione, rossa, il Natale, l'inverno, la pioggia, non ho avuto il modo di farlo. Come ho anche detto nel video, il caricatore, la presa USB, diciamo, che si collega, come avete visto, allo spinotto che già c'è predisposto nella 09, va molto molto bene. L'unico problema che ho riscontrato, l'ho riscontrato proprio con il mio modello di cellulare, che è un Samsung, che ha un tipo di ricarica un po' particolare. Infatti, con gli altri dispositivi, come il mio OnePlus, come l'iPad, o come banalmente utilizzandolo ricaricando i powerbank, la presa quella là da 2A ricarica abbastanza velocemente. Invece sul mio dispositivo, che è un Samsung, senza il caricatore originale non va molto bene, ma questo me ne ero accorto anche con altri caricatori non proprietari di Samsung, che ricaricava molto lentamente. Quindi tenendo attivo il navigatore, la luminosità al massimo, con questa presa USB sì, magari non si scarica, però non si ricarica. Magari invece già staccando, non mettendo il navigatore, non mettendo nulla, si ricarica lentamente, ma si ricarica. Quindi probabilmente appunto per Capo Nord utilizzerò un altro dispositivo. Nei prossimi video, visto che per ora siamo in inverno e siamo in zona rossa, qua in Sicilia non posso fare motovlog, vedrete tutta altri acquisti che sto facendo in vista di Capo Nord. Spero di riuscire a farlo. Si dovrebbero riaprire le regioni e le nazioni, almeno in Europa, con questo coronavirus per l'estate, come è stato un po' per l'estate scorsa. Sto facendo vari acquisti, sto spendendo molti molti soldi che spero di riuscire a recuperare tramite il vostro supporto. Attenzione, non con le donazioni, che se volete potete anche fare, perché in descrizione c'è il link della PayPal per supportarmi, ma più che altro con il link in descrizione. Per esempio anche oggi ho messo il link in descrizione della presa USB. Se la volete acquistare, mi arriverà tipo 50 centesimi, anche meno, perché essendo 5 euro, 20 centesimi, però magari se dovete acquistare un cellulare, se dovete acquistare qualcos'altro, fatelo tramite i miei link affiliati Amazon, così a me arriva una piccola percentuale per permettermi di finanziarmi questo viaggio. Poi ovviamente datemi un supporto anche sui video, perché la pubblicità in sé dei video mi darà un supporto, e così riuscirò a fare questa impresa di Sicilia Capo Nord, e soprattutto non farò un semplice video di un'oretta,
che comunque potrebbe venire altrettanto figo e magari farò comunque, ma io vorrei portare proprio una serie documentario con tutti i vari episodi, con tutto quello che affronterò, le difficoltà, si spera poche, e le emozioni, si spera tanto, che affronterò durante il viaggio. Quindi nel prossimo video vedrete un mega unboxing probabilmente, o forse lo dividerò in due, comunque vedrete altra nuova attrezzatura per me e per la 09. Se siete un'azienda che si occupa di abbigliamento o di vendita di prodotti per la moto, contattatemi, perché sono alla ricerca di qualche sponsor, già ne ho qualcuno, però mi manca magari uno o due sponsor su questo, vi spiego di che cosa vi potrei dare in cambio. Le aziende che già hanno iniziato a collaborare con me sono soddisfatte, perché effettivamente con l'affiliazione sto dando dei buoni risultati, quindi mi sono stupito in positivo anch'io. Niente, per questo video è tutto, scusate il pippone finale, ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ovviamente lasciate mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti e seguitemi su Instagram. Alla prossima!